Salve a tutti popolo YouTube e bentornati a un nuovo video. Oggi andremo a vedere come gestire una biga nel frigorifero. Perché gestire una biga in frigorifero? Non avendo le temperature adatte in estate o in inverno per fare la classica biga Giorilli, potete usufruire di questo metodo usando il frigorifero. Andremo a fare un 50% biga e useremo per la biga Caputo Manitoba Oro, che è una farina forte, e per concludere l'impasto Caputo Nuvola, che è una farina con un V un po' più debole. E adesso mani in pasta! Andiamo a pesare 500 g di Caputo Manitoba Oro. Per chi non lo sa, la Caputo Manitoba Oro è di tipo 0 ed ha un V tra 370/390 e ha 14 g di proteine, quindi è una farina abbastanza forte. E andiamo a pesare 300 ml d'acqua a temperatura ambiente, 5 g di lievito di birra fresco e andremo a scioglierlo nell'acqua come una saponetta, in questo modo. Adesso vi procurate una vaschettina del genere e mettete tutti i 300 g di farina nella vaschettina. L'aprite in questo modo e andate a versare tutta l'acqua con il lievito nella farina. Se la versate un po' sparsa come sto facendo io, vi aiuterà a formare la biga con più facilità. Versata tutta l'acqua, andremo con le mani a fare in modo che la farina assorba tutta l'acqua senza formare un impasto. Il risultato che dovete ottenere è di creare un composto non impastato, grezzo, facendo in modo che nella vasca non resta più farina separata dall'acqua e che restano solo pezzetti di impasto separati tra di loro, in modo che dopo andrà a fermentare e non a lievitare. È molto semplice, impiegherete veramente poco tempo. Vi ho lasciato quasi tutto alla procedura di come sto formando la biga. Raccolgo tutta la farina dai bordi e la vado a mescolare con il rimanente del composto e continuo in questo modo fino a quando non resterà più farina. Se capitano pezzetti grossi come questi, dovreste spezzettarli in questo modo. Stiamo per finire. Ecco il risultato, ve lo mostro. Adesso andremo a trasferire tutto il nostro composto in un contenitore basso e largo, facendo in modo che in frigo arriva la temperatura fredda al centro della biga. Vi raccomando di raccogliere tutto quello che resta nella vaschetta. Adesso andremo a coprire con un po' di pellicola e andremo a fare dei buchi sulla pellicola. Usate un coperchio, attento a non lasciarlo troppo aperto perché potrebbe fare delle crosticine. Adesso andremo a metterlo in frigo per 20/24 ore a 4 gradi. Trascorse le 24 ore, ecco come si presenta la biga. E notate, i singoli straccetti di impasto sono gonfiati ma senza cambiare il volume in altezza. Per regolarvi se la biga è andata bene, dovete sentire un odore di yogurt ma non di acido. Adesso andremo a utilizzare la Caputo Nuvola per impastare. È sempre una tipo 0, ma un V tra 260/280 con 12,5 g di proteine, quindi è una farina più debole. Andiamo a pesare 500 g di farina Nuvola, 25 g di sale e 380 ml d'acqua a temperatura ambiente per fare il 68% di idratazione. Adesso andremo a spezzettare tutta la nostra biga in un contenitore, in questo modo. Versiamo tutta la nostra farina e andiamo a mettere metà dell'acqua che abbiamo pesato prima. Inseriamo le mani nell'impasto in questo modo. All'inizio è molto duro impastare la biga perché si deve amalgamare per bene con la farina e con l'acqua. Quindi i primi 5 minuti armatevi di pazienza e fate forza in questo modo. Andate a inserire l'acqua a poco alla volta a getti.
fate assorbire il tutto per bene e poi ricominciate rimettendo di nuovo acqua. Per finire totalmente l'impasto ci vorranno almeno 15 minuti. Vedrete che piano piano aggiungendo l'acqua diventerà sempre più morbido. Andiamo con ancora acqua, poco alla volta, e continuiamo ad impastare. Andiamo a fare dei buchetti in mezzo aprendo l'impasto per andare a inserire il sale. Per andare ad aiutarvi a sciogliere meglio il sale, andate a mettere un goccio d'acqua sul sale in questo modo e continuate ad impastare fino a quando non finite tutta l'acqua. Arrivati a questo punto potete anche scendere l'impasto sul piano di lavoro e continuate a impastare lì. Vedrete che sul tavolo sarà molto più facile. Andiamo a versare gli ultimi getti d'acqua. Facciamo assorbire per bene e continuiamo a impastare fino a quando non lo asciughiamo completamente. Ultimo getto e abbiamo finito. Andiamo a chiudere l'impasto che andremo a coprire per poi fare delle pieghe di rinforzo ogni 15 minuti. Quindi andiamo a coprire, aspettiamo 15 minuti, trascorsi 15 minuti scopriamo, facciamo la prima piega in questo modo, la pirlatura. Se vedete già non attacca più dopo la prima piega, ma noi andremo a coprire di nuovo altri 15 minuti, trascorsi 15 minuti scopriamo, seconda piega e seconda pirlatura. Adesso con un po' di pellicola trasparente andremo a coprire e metteremo in puntata per mezz'ora a temperatura ambiente. Quindi coprite per bene in questo modo e facciamo trascorrere mezz'ora a temperatura ambiente. Io ho intorno ai 22 gradi, se fa più freddo starete di più, se fa più caldo starete meno tempo in puntata. Trascorsa la nostra mezz'ora andiamo a scoprire e faremo lo staglio dei panetti. Io vado a fare panetti da 250 grammi circa. Ci usciranno all'incirca 6 panetti, quindi 6 pizze. Andiamo a formare il nostro panetto. Ecco il risultato finale. Adesso andiamo a coprire e a mettere a 4 ore a temperatura ambiente. Trascorse le nostre 4 ore, ecco come si presentano i panetti. Andiamo a prelevare un panetto e andiamo a fare la classica stesura della pizza napoletana contemporanea. Quindi cornicione alto, schiacciamo il centro e trasportiamo l'aria al cornicione. Scrolliamo la farina in eccesso e con i pugni andiamo ad allargare. Faremo una semplice margherita che andremo a infornare a 425 gradi. Ora vi mostro il risultato finale. Ora vi faccio vedere la struttura interna del cornicione. Io adoro la biga per il profumo che emette la pizza quando esce dal forno, soprattutto per la leggerezza che ha e per gli alveoli belli strutturati. In questo modo anche il sapore cambia ed è scioglievole in bocca, quindi vi consiglio, se avete voglia e avete tempo, di farla. Ricordatevi, la pizza è un'eco che richiede agli occhi e al palato di danzare.
Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao, alla prossima!